piccoli di pallino. Al loro posto trapiantate ghiandole umane con annessi e dotti seminali. Tolta di un uomo morto 4 ore prima dell'operazione. Subito dopo, previa trapanazione cranica, portata ipotesi e sostituita con quella del suddetto individuo, allo scopo di chiarire la sua influenza sul rigiovanimento dell'organismo umano. Notte successiva all'intervento, preoccupante intermittenza nel pozzo, attesa di un esito letale, attesa di un esito letale. Frequenza della respirazione, temperatura di 42 gradi, iniezioni di caffeina, adrenalina nel cuore, soluzione fisiologica per via endovenosa, adrenalina nel cuore, soluzione fisiologica per via endovenosa, scoperta improvvisa perdita di pelo sulla fronte e lati del tronco, chiamato per consulto professor Vasili Vasilevich Bundarev. È un caso senza precedenti, la diagnosi è incerta. È un caso senza precedenti, la diagnosi è incerta. In serata prima comparsa la Trati, notevole brusco cambiamento di timbro e abbassamento di tono. Al posto del tipo abbaiare distinguesi il tongo AI, che ricorda per intonazione il gemito. Appetito colossale, il cane ha distintamente abbaiato. Suggerato! Fotografato al lato di magnesio mentre sorride. Si è alzato dal letto e rimasto ritto sulle zampe posteriori. Con sicurezza! Sulle zampe posteriori! Con sicurezza! A quasi la mia altezza! Grosso rischio che la scienza russa, il professore è svenuto battendo la testa in mia presenza. Il cane ha insultato la madre del professore. Oggi mi è caduto la coda, ha chiaramente pronunciato la parola birreria. Tutto questo è incredibile, sono essere fatto. Il professore non riceve più dalle 5 di oggi lettere, passeggia avanti e indietro nell'ambulatorio, da dove giungono distintamente molte ingiurie. Parole, ancora un bicchierino. Lettere pronuncia molte parole, carrozza, esaurito, giornale della sera, regalo per bambini e tutti gli insulti che esistono nel lessico russo. Ha uno strano aspetto, il pelo mi è rimasto solo sulla testa, il resto del corpo è glabro, la pelle è flaccida. Il cranio è cresciuto notevolmente, fronte struggente e bassa. Dico la verità, sto per impazzire. Io sto per impazzire. Per impazzire. E città si è sparsa la voce con conseguenze incalcolabili. Giornata di oggi, il vicolo è stato affollato da fannulloni e da vecchie. Nei giornali del mattino è apparsa una singolare smentita. Le voci riguardanti la presenza di un marziano sono del tutto infondate e saranno severamente punite. Saranno punite!
bestemmiato, lo fa metodicamente, ininterrottamente, in apparenza senza alcun motivo. Del resto che diavolo, non sono mica lo psichiatra. Il professore chissà perché reagisce in modo assai penoso alle parolacce. Talvolta gli abbandona l'atteggiamento di chi osserva con grido di stacco un nuovo fenomeno e sembra perdere la pazienza. A un certo momento, per esempio, mentre lui bestemmiava, il professore ha avuto lo scatto di nervi. Smettila! Smettila! Non c'è stata nessuna reazione. Poi ci siamo consultati. Devo confessare che per la prima volta ho visto il professore Filippovic smarrito. Lui in genere è così risoluto e intelligente, canticchiando come d'abitudine mi ha chiesto. E adesso che facciamo? Si è subito risposto da sé. E gli sono grandi. Umana, peso 48 kg circa, statura piccola, testa piccola. Ha cominciato a fumare, si alimenta con cibi umani, si veste da solo, è perfettamente in grado di conversare. Fotografie. Firmato dottor Ormental.